Ciao a tutti ragazzi, sono Crisis Back 83, Rino su Dark Souls Italia. E siamo al terzo episodio di questa avventura con Jimba Network. Tanto Siria vi saluta. Bene, bene, bene. Siamo atterrati a la Bastiglia Perduta, ragazzi. E qui, in risposta un po' ad alcune critiche che ho ricevuto nel video precedente, e ripeto, a me le critiche piacciono perché non fanno che stimolarmi o comunque farmi capire le problematiche, quello che non va. Quindi continuate, mi piacciono i vostri complimenti, perché molti mi stanno anche facendo dei complimenti, ma anche le critiche ci stanno tutte, quindi continuate pure. Ricordo che questa run è solo level 1, quindi senza mai livellare. No damage, quindi senza subire danni. Ecco, intanto vi faccio vedere il mio soul level. E ammazzeremo appunto i boss utilizzando soltanto i pugni. Con il patto dei campioni attivo, che rende il gioco a difficoltà NG+. Ora, qui davanti a noi abbiamo la nebbia delle sentinelle della rovina. Qualcuno penso che già le conosce. È una boss fight 1 contro 3, che però può essere affrontata inizialmente 1 contro 1, ovvero rimanendo sulla piattaforma appena fuori dalla nebbia si può combattere una sentinella da sola, le altre due rimangono a guardare. Ammazzata quella si attivano le altre due. Bene, questa sfida è diversa ragazzi, si va dritti giù e affronterò tutte e tre le sentinelle contemporaneamente. Questo per dimostrarvi che io il senso di sfida ce l'ho e come. Adesso dovete solo avere pazienza, perché la boss fight sta per iniziare. E rieccoci. Vai Siria. Venite, venite. Per l'occasione sto utilizzando il dual wielding con i pugni. Ed eccole qua, tutte e tre. Bisogna fare molta attenzione, ragazzi. Utilizzare il lock qui è davvero complicato e più che altro rischioso. Bisogna essere liberi di poter girare senza problemi nell'area del boss. E fare molta attenzione. Tenere sott'occhio tutte e tre, perché una semplice disattenzione può portare a un colpo inaspettato. Scegliere il momento per attaccare è qualcosa di fondamentale, ancor più del solito. Bisogna osare, ma non osare troppo. Sono veloci e imprevedibili. Forza. No? Ok. Ecco qua, ad esempio. Se gli avessi dato l'ultimo colpo, invece glielo diamo adesso, mi avrebbe sicuramente colpito l'altra sentinella. Due contro uno. Forza. Ce la stiamo giocando, ragazzi. Dai. Occhio alla trottola.
soprattutto occhio a quando si divide una tensione qui. Ok, arriva l'altra. Occhio. Bene, adesso un colpo vuoto può essere molto pericoloso. Stavolta ci è andata bene. Qui, attenzione adesso. Perfetto. Un, due. Un, due. E va giù. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Anche l'ultima sentinella è caduta sotto i pugni di Siria. Grande, grande Siria. E ragazzi, io ringrazio tutti quelli che hanno visto fin qui il video. Spero che non vi abbia annoiato, insomma. E facciamola festeggiare un po', dai. Dopotutto se lo merita. Quindi, passo a mostrarvi il mio soul level, ovvero livello 1, e il mio equipaggiamento. Praticamente nulla, a parte gli anelli. Anello delle lame recuperato dalla boss fight contro il persecutore, e anello del gatto, che sono le new entry, che mi è servito per evitare danni dalla caduta appena dopo la nebbia. Caduta obbligatoria, insomma. Quindi, passo a mostrarvi una chicca, ovvero le numerose pareti illusorie presenti in questa arena del boss. E approfitto per ringraziare tutti quelli che, ripeto, mi hanno commentato sia in maniera positiva che negativa, perché mi hanno spinto, anche quelli che mi hanno commentato in maniera negativa, mi hanno spinto ad affrontare questa sfida in maniera più ardua, ecco. E davvero, rispondendo anche a molti che mi hanno detto come mai fai tutti questi danni con i pugni o perché usi l'anello, ragazzi, non posso non utilizzare quell'anello. Non perché sarebbe impossibile fare le boss fight, ma perché richiederebbero troppo troppo tempo anche di registrazione. Immaginate un video che duri 1 ora e 40 minuti per battere un boss. Risulterebbe noioso. E il mio scopo è quello di Jimba, non è sicuramente quello di annoiarvi, ecco. Perciò accendiamo il falò della vittoria e se volete io vi consiglio di fare un salto anche sul mio canale, che troverete in descrizione qui sotto, e dare un'occhiata. Ho delle run di Demon Souls, Dark Souls 1 e Dark Souls 2 in prosecuzione. Perciò ringrazio tutti, vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, ringrazio Jimba e ragazzi, vi saluto, alla prossima boss fight, ciao!